Ancora un dramma nel Vallo di Diano. La storia è molto simile a quella del piccolo Francesco di Sant'Arsenio. Al centro di questa vicenda, sempre un bambino indifeso, conteso tra i genitori ed allontanato da uno di loro all'improvviso. Questa storia ha avuto inizio circa 6 anni fa. Protagonista un uomo di Sala Consilina che, dopo essersi innamorato di una donna di nazionalità rumena, diventa padre di un bellissimo bambino. Quando il piccolo ha poco più di un anno, la famiglia va in Romania, poiché la donna dice al suo compagno di essere preoccupata per i problemi di salute dei suoi genitori. Quindi i tre partono alla volta della Romania, affrontando anche un viaggio tortuoso durato circa 24 ore. I tre comunque arrivano in un piccolo paese, isolato. Appena giunti, l'uomo si rende conto che qualcosa non va, poiché i genitori della compagna sono in ottime condizioni di salute. I sospetti dell'uomo si rivelano fondati. Nel cuore della notte, quando tutti nell'abitazione dormono, l'uomo viene aggredito, derubato e cacciato fuori di casa. In un paese straniero dove non conosce nessuno, l'uomo si fa forza e riesce a raggiungere con tante difficoltà l'ambasciata italiana, dove denuncia tutto ciò che gli è accaduto. Ritorna poi in Italia, dove anche qui denuncia il grave fatto che gli è successo. Da quel giorno, quindi da 6 anni, il padre non vede suo figlio. Il suo legale è Enrico D'Amato, lo stesso che sta seguendo la storia del piccolo di Sant'Arsenio. Contattato da tanti altri genitori dopo aver ascoltato la terribile storia raccontata dal suo assistito. L'uomo di Sala Consilina, di circa 40 anni, ha ricevuto poi negli anni numerose telefonate dalla sua ex compagna, la quale chiedeva dei soldi per il figlio. Nel frattempo, la donna, che sembra si sia risposata con un connazionale dal quale ha avuto altri figli, ha denunciato l'ex compagno alla giustizia rumena, chiedendo al quarantenne salese anche gli alimenti.